da lei come lo spiega? La questione rispetto alle città d'arte è drammatica. I dati che Federalberghi, ad esempio, pubblicava qualche giorno fa vedono un calo dell'80% rispetto al 2019. E io credo che quello che bisogna fare è cercare di comprendere anche come funzionano i flussi turistici, che funzionano su una organizzazione che i tour operator fanno con largo anticipo. Per esempio, gli statunitensi prenotano le loro vacanze con 2 mesi d'anticipo. O noi diamo una Qui sensazione di bisogna tranquillità. confidare sui turisti stranieri, che poi sono sempre stati il grosso delle Dobbiamo città dare una d'arte, più sensazione che tranquilla. di quelli Se noi italiani. parliamo di stato di emergenza perdurante, diamo l'idea di una nazione in allarme, come se mettessimo un grande cartello: non arrivate in Italia. Quindi i più coraggiosi arriveranno, ma sono in numero limitato. Lei pensi che solo nella città di Roma, su 1200 alberghi, 670 alberghi sono aperti, gli altri sono chiusi perché non ce la fanno lavorando in situazioni di contingentamento e avendo un flusso importante che gli manca, è quello del turismo straniero, che non arrivando, peraltro quello che spende di più, non gli permette di garantirsi nemmeno il sostegno dell'impresa. Allora lo Stato deve agire diversamente, ripartire dai costi fissi, coprirli. In queste ore abbiamo portato una legge sul turismo in Parlamento che verrà probabilmente azzerata dalla maggioranza ed avrebbe risolto il problema dei costi fissi e degli affitti, come tutte le categorie ci hanno riconosciuto. Era una maggioranza cieca che boccerà questa proposta di legge di Fratelli d'Italia con ogni probabilità senza trovare una soluzione alternativa.